8 per l'inizio della terza frazione di gioco. Squadre che rientrano dall'intervallo con il risultato di 52 a 38 per la Virtus Cassino su Costa d'Orlando. Cassino in campo con il capitano del testa, Sergio Cena Petrucci. E Costa d'Orlando che mette in campo il primo pallone della terza frazione con Balic, Pavlic, Pozzi, Marinello e Sorrentino. Palla persa intanto dal numero 14 di Costa d'Orlando. Recupera subito il possesso della sfera Cassino, che in avanti con del testa, dentro per Sergio, fuori per Panzini, chiama, vuole il blocco, poi ci prova del testa da tre. E primi tre punti anche per Maurizio del testa. E altra bomba a segno della Virtus Cassino, che adesso subisce i due punti da parte di Paunovic. E primi due quarti che ci hanno regalato tantissimi punti dall'arco. Terza frazione che inizia nello stesso modo con la bomba a segno di capitan del testa, Marinello. Si arresta proprio sull'arco, poi aspetta l'arrivo di Balic, quindi Sorrentino per Paunovic, che fa altri due punti sotto mano in reverse dal canestro. 8 e 40 da giocare, Petrucci con il pallone, punta Paunovic, entra Petrucci, sbatte sul tabellone, lo recupera Enzo Cena al rimbalzo. E altri due punti anche per Enzo Cena. Sorrentino, Balic, Sorrentino, Paunovic, in posto contro Sergio, scarica fuori per Pozzi da lontanissimo, da tre, solo rete. Bella anche la tripla della numero 23 di Costa d'Orlando. 57-45. Panzini, Petrucci, Sergio, ribalto dall'altra parte, Vercena che prova ancora da tre, questa volta pallone che finisce sul ferro. Costa d'Orlando che riparte velocissima con l'asse su Marinello Balic, poi gioco che si rallenta con Pozzi che riceve, che serve ancora al capitano, che riesce a scaricare fuori con un'altra tripla. Sorrentino accorcia le distanze, 57-48, tripla fotocopia a quella di Pozzi in precedenza. Panzini, il coach Vettese che è pronto al cambio. Intanto Panzini ci prova, palla sul ferro, non arriva al rimbalzo Cena, riparte Costa d'Orlando che è rientrata alla grande dagli spogliatoi. Sorrentino contro Petrucci, tocco irregolare di Petrucci su Sorrentino, commette fallo il numero 8. E come annunciato, ecco il cambio della Virtus Cassino. Dentro il numero 99, Manuel Carrizo, esce la zona del fallo, Nicolò Petrucci, e rimessa dalla fondo Costa d'Orlando con Balic, che serve Sorrentino che va a prendersi un'altra tripla, ancora vincente. Cassino che si fa insaccare la terza tripla consecutiva, questa terza frazione. Sergio risponde bene però realizzando questo canestro che riporta a più 8 i suoi, 59-51. Occhio a Sorrentino, non va al tiro, preferisce appoggiarsi dietro a Pozzi che restituisce ancora per il finish, che va ancora da 3, questa volta per fortuna della Virtus il pallone finisce sul ferro. E poi c'è Panzini al rimbalzo, proprio il numero 6 che porta avanti questa manovra, quindi Carrizo, bello il passaggio per Cena, debole il tiro però che finisce sul ferro. Marinello contro Panzini, va via, poi pesca nell'angolo a sinistra Balic che sbaglia la tripla, piede a terra e con calma Panzini conquista il possesso del pallone,
con l'ennesimo rimbalzo recuperato del testa. Arriva Panzini, passaggio consegnato, attacca il ferro Panzini, poi prova una cosa difficile, palla che non entra. Al rimbalzo offensivo c'è Sergio che realizza, ma canestro non convalidato al numero 32 rossoblu per il fallo al rimbalzo sul numero 4 Balic, che adesso si incarica di questa rimessa quando siamo a 5:36 del terzo quarto. Cassino in vantaggio per 59-51. Marinello riceve Balic, quindi Sorrentino, palla schiacciata per Pozzi che va da tre, e altri tre punti per Pozzi. Due a due nella terza frazione sul conto delle triple per Pozzi e Sorrentino. Adesso Carriso che prova a ribaltare il gioco per Biagio Sergio, palla che viene intercettata da Balic e finisce fuori dal campo. Rimessa Cassino, 9 secondi a disposizione per concludere l'azione. Panzini, punta Paunovic, va via bene Panzini, che sacca due punti del 61-54. Balic prova anche lui da tre, primo ferro, Carriso indisturbato al rimbalzo, deve liberare l'area, lo fa servendo Sergio, quindi del testa, ancora Carriso, pronto forte per Costa d'Orlando. Carriso pesca dentro Sergio che poi scarica fuori per del testa, che non ci pensa due volte a liberare la bomba, e va bene il capitano rossoblu che riporta a più 10 i Cassinati, 64-54. Marinello, Pozzi, Sorrentino, quindi Paunovic prova a levigare da tre, palla sul ferro, ancora Carriso risponde presente al rimbalzo, bello lo scambio per il disimpegno tra Carriso e Panzini, proprio Panzini che adesso prova a penetrare, poi vede del testa in solitaria sulla destra che libera un'altra bomba, e 67 Virtus 54 Costa d'Orlando. E coach Condello chiama il time out. Questo time out a disposizione per coach Condello, che ributta dentro con il numero 7 di Coste. 3-5-2 alla fine del terzo quarto. Palla a Costa d'Orlando, che dopo un inizio punto a punto si trova ad inseguire la Virtus Cassino che comanda per 67-54. Sorrentino chiama il blocco, poi ci prova da lontanissimo con la tripla, infallibile la numero 15 che accorcia ancora, meno 10 Costa d'Orlando, e Cassino in attacco con Sergio, quindi Carriso, e poi l'arbitro vede il fallo in attacco di Enzo Cena sul numero 8 Forte. Palla che torna in possesso della squadra ospite. Forte, serve il capitano. Quindi Pozzi, passaggio consegnato per Sorrentino.
occhio alle triple del 15. Panzini lo butta a terra. E altro fallo fischiato alla Virtus a Cassino, questa volta ai danni della numero 6 Panzini, numero 15 Sorrentino. Rimessa Costa d'Orlando. Marinello, serve proprio Sorrentino, si libera poi il numero 3, capisce tutto del testa. Butta il pallone fuori dal campo, altra rimessa a disposizione per Costa d'Orlando. Si libera bene Marinello, poi viene chiuso da Enzo Cena che commette un altro fallo. Marinello che andrà dalla lunetta del testa, che prova a chiedere spiegazioni all'assistente di gara. Marinello realizza il primo libero. Va con il secondo e fa 2 su 2. Tre minuti alla fine del terzo quarto. Panzini scambia con Cena. Ora Panzini. Voleva il pallone dentro Carrizo, lo serve adesso Cena. Carrizo controforte. Scarico fuori per Panzini da 3. Palla debole, primo ferro al rimbalzo offensivo. Del testa non arriva lì e quindi Cassino che rimane in zona offensiva, ancora con Panzini, 7 secondi, entra Sergio, va col gancio Sergio, non trova il canestro ma conquista il fallo da parte della numero 7 di Costa. 2 tiri liberi anche per Cassino dalla lunetta con il numero 32 Biagio Sergio. Su 2 di Biagio Sergio, nuovamente più 10 Virtus Cassino. Marinello, Sorrentino, arresto il tiro da 3 sul ferro, rimbalzo offensivo forte che col tapin insacca 2 punti. Panzini. Carrizzo, blocco di Sergio, poi palla per del testa ancora da 3, acabò a segno, davvero una percentuale altissima per Cassino con i tiri da 3. Costa d'Orlando intanto che va a realizzare 2 punti del testa. Carrizzo chiamasse il blocco di Sergio, quindi Carrizzo, bello il pallone dentro per Sergio, che azione di Emmanuel Carrizzo, un cioccolatino già scartato per Biagio Sergio. Sorrentino, Pozzi contro Panzini, Pozzi prova a far passare il pallone in mezzo alle gambe di Sergio, non passa però, ne approfitta del testa che si è sbloccato un po' tardi, ma è uno dei miglior realizzatori finora in questo match per Cassino. Adesso viene buttato a terra, scontro tra capitani. Marinello del testa alla meglio il numero 10 rosso blu che subisce il fallo e cambio. Costa d'Orlando fuori di Costa, dentro Paunovic. 76-63, 40 secondi alla fine del terzo quarto, palla Virtus Cassino.
che, come stavo dicendo in precedenza, ha molti giocatori al tabellino marcatori in doppia cifra, grazie all'altissima percentuale dal tiro da tre punti. E cambio con Cenerentese, fuori in scena dentro Petrucci. Carrizzo, 30 secondi alla fine, ancora Carrizzo, ancora palla dentro per Sergio, e fin dal passaggio dentro poi prova il tiro sul ferro a rimbalzo offensivo, c'è Petrucci che insacca altri due punti. Marinello dentro, bello il pallone per Paunovic che non sbaglia. 5 secondi alla fine, da un'occhiata al cronometro Carrizzo, 15, prova da lontanissimo Manuel Carrizzo e fa concludere così la terza frazione con questa bomba spettacolare dell'81 a 65 per la Virtus Cassino su Costa d'Orlando. Tutto pronto anche per l'inizio dell'ultima frazione di gara. Si riparte dall'81 al 65 per la Virtus Cassino su Costa d'Orlando. Cassino in campo con Petrucci, del testa, Panzini, Sergio e Carrizzo. Costa d'Orlando con Forte, Balic, Sorrentino, Pozzi e Paunovic. E quarta frazione che si apre con questo fallo di Marinello ai danni di Giorgio Sergio. Rimessa dunque per Cassino con Panzini che pesca proprio il numero 32, che restituisce ancora a Panzini. Ottimo lo scambio tra i due, poi cade a terra Marinello per mancare il numero 32 Giorgio Sergio, e quindi indisturbato può andare a realizzare i primi due punti del 4-4. Forte, Sorrentino, Costa, Paunovic contro Panzini, scarico fuori ancora per Sorrentino, non va al tiro, poi pesca Pozzi che realizza. Sergio, Panzini, del testa, dentro per Petrucci che però stava tagliando
stava raggiungendo l'angolo sinistro, non arriva dunque su questo passaggio del capitano del Testa. Palla Costa Orlando con Balic, e serve forte, quindi passaggio consegnato per Sorrentino che dà un altro splendido pallone dentro per Paunovic, lotta ancora del Testa che riconquista il possesso del pallone per Cassino. Carrizzo, Panzini, Sergio Dalla Lunetta, non sbaglia, altri debutti sillati via Sergio, 85-67. Balic, forte, ancora Balic, Sorrentino, altra splendida palla dentro per Paunovic questa volta. Ottima partita del 15 di coach Condello. Panzini, Carrizzo, ancora Panzini, si prende la tripla piede a terra, questa volta non sbaglia la numero 6 Lorenzo Panzini, che fa 88-69. Pozzi, forte, ancora Balic, prova a avanzare con il corpo di Paunovic, poi si riporta dietro il numero 4, aspetta l'arrivo di Pozzi, si prende lui il tiro e si prende anche il fallo di Manuel Carrizzo. 99 Carrizzo. Dunque Pozzi che andrà dalla lunetta per tre tiri liberi. E Costa Orlando che prima dell'esecuzione dei tre tiri liberi chiama il time out a 7:20 dalla fine del match con Cassino in vantaggio per 88-69. Dalla time out Pozzi in lunetta per tre tiri liberi. Pozzi fa 2 su 3. Carrizzo libero del Testa, lo vede adesso Carrizzo, lo serve Sergio, passaggio consegnato a Petrucci che restituisce bene il 32. Si sigla altri debutti. Balic, forte, Paunovic, 10 secondi, Paunovic contro Sergio, riesce a scaricare per Forte che penetra, prova numero 8, palla sul ferro, Sergio rimbalzo, riparte Panzini, Sergio, Petrucci contro Paunovic, non va via Petrucci, ma guadagna il fallo da parte del numero 14 Paunovic,
6-28 alla fine del match, 90-71 Virtus su Costa d'Orlando. Virtus che adesso rimette in campo questo pallone con lo scambio Carriso Sergio, ci prova anche Sergio da tre, non va al canestro dall'arco al numero 32, e Costa d'Orlando che riparte dopo il recupero dell'impatto con Balic, ancora al numero 4, non va al passaggio, lo fa adesso per forte da tre, palla sul ferro Petrucci, altissimo al rimbalzo Zini, Carrizzo per testa, riceve da Sergio e Zacca, un'altra bomba. Balic forte, Balic prova anche lui da tre, palla sul ferro, al rimbalzo offensivo era arrivato forte per il Tapita, l'arbitro fallo al rimbalzo del 99 Carrizzo su numero 8 forte, che andrà dalla lunetta per i due tiri liberi. Prima però altro timeout a 5.33 dalla fine, 93-71 per Cassino. Finisce anche quest'altro timeout chiamato da coach Fontello, che come in precedenza aveva chiamato il timeout prima dei tre liberi di Pozzi, adesso chiama il timeout prima dei liberi di Forte, però Forte che rimane in panchina e si riparte dalla rimessa dal fondo. Cambio quindi per Costa d'Orlando e la stoppata e tacco di Niccolò Petrucci sul tiro di Marinello. Al posto di Forte in campo con il numero 18 Munastra. Panzini fuori per Sergio che prende la mira, prova la tripla, ancora ferro per lui Panzini. Cena si gira, era riuscito a girarsi Cena, conquista comunque il fallo da parte del capitano di Costa d'Orlando, e dunque due tiri liberi anche per Enzo Cena. Ma però cambio Virtus, fuori un ottimo Maurizio Del Testa al suo posto con il numero 11 Fabrizio De Nino. E Cena in lunetta. Anche per Cena. Il tecnico fischiato alla panchina di Costa d'Orlando. Dunque si rimane sulla lunetta. Cambia il tiratore. Va Panzini per il tiro libero. Palla che poi tornerà di nuovo in possesso della Virtus Cassino, che aggiunge altro punto con Lorenzo Panzini, 96-71, rimessa Virtus. Petrucci, serve Panzini, quindi Cena, De Nino, Panzini entra, va di tabella e ne fa altri due, vicino ai 100 la Virtus Cassino. Ancora nemmeno sfiorati dalla squadra di coach Vecchese in questa stagione, di 100 punti,
Pozzi intanto prova da tre, primo ferro Panzini che conquista l'ennesimo rimbalzo della sua partita. Panzini, Teninno sul ferro, quindi Balic è da solo, però deve aspettare i suoi. Serve Paunovic in reversa. Cena. Punta Paunovic. Cena si prende il tiro da tre. E sono suoi i tre punti della 101 a 73 e dunque Virtus Cassino che va per la prima volta in stagione a 100, a quota 100 punti. Balic contro Cena, si gira bene ma non trova il canestro, riparte Cassino con Panzini, lanciato da Sergio, poi il pallone per Petrucci che ribalta poi per Cena, dietro per Panzini, Deninno, Cena, ancora Deninno, entra Deninno, si gira, tabella, fa due punti anche Fabrizio Deninno. Doppio cambio, anzi triplo, cambio triplice per Coach Vettese, che è pronto a far entrare tre under, mentre Marinello va a siglare due punti per Costa d'Orlando. Panzini, 2:45 alla fine, Cassino che adesso può gestire. Enzo Cena che fa altri due punti. Adesso Cassino che gioca più per lo spettacolo che per il punteggio. E Panovic va a realizzare 32 Sergio canestro per la Virtus Cassino. Gioco da punti per Paunovic che subisce fallo da Quaggio Sergio. Dunque tiro libero aggiuntivo per il numero 14. Prima però, come annunciato in precedenza, entrano i tre cambi per il Cassino. Entra con il numero 15 Guglielmo, 3 Giuseppe Tipoce, numero 00 Robert Banach e Panovic in lunetta per il libero aggiuntivo. Ma Panovic sbaglia, però al rimbalzo c'è il nuovo entrato di Coste che sbaglia il tapin dopo la conquista del rimbalzo offensivo. Cena, Di Poce, bello il pallone per Guglielmo che va al tiro, palla sul ferro, un altro rimbalzo, riparte per Costa d'Orlando, sbaglia però il passaggio, intercetta tutto Guglielmo e quindi Cassino con Di Poce. Cena, Deninno, entrato anche con il numero 6 per Costa d'Orlando Fort, bello intanto il ball handling di Cena, va a servire l'assist dei primi due punti del match di Robert Banach. Marinello, tutta Cena, poi palla alta dentro per Paunovic che trova uno scarico fuori in porta che si riappoggia al capitano che poi gira per un'astra da tre, palla che fa il giro del ferro e poi finisce nelle mani di Coste, che aveva recuperato il rimbalzo. 17 Cena, ma c'è il fallo visto dall'arbitro di Enzo Cena, palla sul numero 7 in maglia rossa. Dunque rimessa per Costa d'Orlando che rimane in zona offensiva con Marinello che serve proprio il numero 7 che va ad appoggiare a canestro due punti del 107 a 79, 1 e 10 da giocare. Di Poce, Guglielmo, Cena, Deninno, la vuole dentro Di Poce, anticipato
da Marinello. La rimessa però è per Cassino, che mantiene il possesso del pallone a un minuto dalla fine. Banac, passaggio consegnato per Di Voce, porta il blocco Banac, parte il pick and roll, un po' alta il pallone per Banac che non arriva, ci arriva Di Coste e serve Marinello che entra, va a canestro, sbaglia per due volte Costa d'Orlando, poi il tapin è vincente del numero 7 Di Coste che va a siglare altri due punti. Di Voce, 30 secondi, ci prova Di Voce! Ecco i primi tre punti anche di Giuseppe Di Voce. Allora, è 0-0, palla che rimbalzo. Palla Costa d'Orlando. E a 29 secondi dalla fine del match, il gioco che riprende dalla metà campo opposta per i due tiri liberi di Marinello per il fallo a rimbalzo di De Ninno sul capitano di Costa d'Orlando che va a fare 2-2 grazie alla bonus Di Voce. Ultimi due possessi del match. Guglielmo, Cena, ancora Guglielmo, 5 secondi, manda a vuoto Munastra, Guglielmo dentro per Banac, si gira e step back Banac, prende il ferro Munastra per Marinello che dà un'occhiata al cronometro e si va a prendere l'ultimo tiro della quarta frazione portando al ferro da metà campo e si conclude così anche la quarta frazione che vede la Virtus Cassino conquistare la quinta vittoria consecutiva vincendo per 110-83 su Costa d'Orlando. E dunque qui dalla Pala Virtus di Cassino è tutto, un saluto da Simone Daguanno e a risentirci.